Ciao, sono Cristiano Tomei, chef e patron del ristorante L'Imbuto a Lucca. Oggi mi diverto e mi diverto sempre, ma oggi ancora di più perché oggi faccio un bello spaghetto felicetti, un mat con la matriciana. Gli ingredienti sono guanciale, pecorino romano, pomodori pelati passati, peperoncino, acqua di pecorino romano, sale fino, sale grosso e spaghetti. Il guanciale naturalmente con la sua speziatura piena, non tolta, perché quella è il bello del guanciale. Uso questa bella casseruola e accendo il fuoco senza nessun altro grasso, perché tanto il guanciale è già bello grasso di suo. Questa è una ricetta che è nata per stampiedi. Ora tostiamo il guanciale con un'induzione abbastanza vivace, tenendo d'occhio che non sbruciacchi. Naturalmente l'acqua a bollire per la pasta, per gli spaghetti, perché con la matriciana ci vanno gli spaghetti. Qui si tosta proprio il guanciale, le parti magre, che sono poi minori rispetto a quelle grasse, diventano abbastanza croccanti. Prendo degli ottimi pomodori pelati, perché così almeno la nostra matriciana ce la facciamo tutto l'anno. Li ho passati e setacciati e si aggiungono al guanciale. Ora facciamo tirare bene la salsa e intanto ci mettiamo un peperoncino e poi aggiungo un barbatrucco. Ho messo semplicemente gli scarti del pecorino romano, le croste, in acqua fredda e le ho lasciate in frigorifero per un giorno. Ho fatto un'estrazione a freddo, quello che viene fuori è un'acqua di pecorino romano, e l'aggiungo alla salsa. Non rimane che aspettare che la salsa tiri, cioè diventi bella compatta. Ci siamo. La salsa ha tirato, la lasciamo in caldo, acqua a bollore, naturalmente, che abbiamo già salato in precedenza. Noi eviteremo di saltare la pasta, perché quando si usa una pasta di grande qualità non c'è bisogno di saltare e violentare troppo la materia prima. Ecco, la salsa è bella tosta, pepe, peperoncino, quell'acquetta che ci abbiamo tirato gli ha già dato una sapidità spiccata. Come vedete, ho girato una volta all'inizio, una volta ora, e poi la pasta va per conto suo, anche perché poi la pasta vi si spezza, diventa bruttissima. Scola la pasta, guardate che sto spaghetto parla. Ecco, l'acqua ce la mettiamo qua, dovesse servirci, e poi si gira. La pasta ha preso perfettamente la salsa e ecco qua una bella matriciana condita alla perfezione. E ditemi se questa non è una matriciana.